Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti in un nuovo podcast. Oggi parleremo di Salso Maggiore Terme, questa avventura con asino corse. Accade tutto un po' in maniera particolare, già perché 3 settimane prima del rally mi chiama Asino Corse e mi dice: Marco, devo dirti una cosa, sai, è andato bene il lavoro, questo mese sono andate bene tante cose e quindi ho deciso di debuttare, ho i soldini, corro a Salso Maggiore. Dico: cavolo Samuele, sono felicissimo di questa cosa e quindi voglio, Marco, tu sia il mio navigatore. Io ero felicissimo, ragazzi. Samuele è stato un mio allievo, ha fatto il corso base con noi in Romeo Rally Academy e mi aveva già detto che aveva piacere di correre con me. Però sapete, quando vi dicono una cosa non volete mai forzare la mano, ragazzi, o almeno io non voglio forzare mai più tanto la mano. Quindi quando realmente accade questa cosa, tra l'altro è accaduta nell'arco di poche settimane, perché io e Samuele ci eravamo visti solo 2 settimane prima di questa notizia, dove mi aveva detto che gli sarebbe piaciuto, ma non lo sapeva perché ci volevano tanti soldi, tutto. Quindi in 2 settimane succede tutto così, è stato veramente kaboom, una grandissima notizia, fantastico. Dico: va bene Samuele, io ci sono, dimmi subito chi è il team, la scuderia, chi sono tutti. Dice: guarda, corriamo con Meteco come scuderia e come team con Alien Car. Va bene, io non li conosco, iniziamo a scegliere la macchina. C'era un ballottaggio, voleva il 208 oppure la Clio oppure il 106. Guardiamo, gli dico: guarda, parti step by step, non spendere troppo per il debutto, iniziamo a avere 2 parametri. A che decidiamo alla fine? Si decide per il 106, si corre con la 106 N2. Portiamo avanti l'iscrizione, portiamo avanti tutto. Inizialmente non si sapeva se facevamo quella gara perché c'erano tantissimi iscritti, quindi rischiavamo di non essere accettati per esubero numerico. Sento giù a Salso Maggiore e poi dico appunto a Samuele: guarda Samuele, ti do una notizia, ci hanno accettati, siamo ufficialmente iscritti al rally di Salso Maggiore Terme. Organizziamo tutto, organizziamo l'albergo, organizziamo ogni cosa, una volta tutto quanto fatto in maniera perfetta, decidiamo di partire. Dico: Samuele, che strada facciamo? Perché per arrivare a Salso Maggiore ce n'è una che passa vicino a casa mia e una che invece costeggia la Liguria, andiamo giù. No, ma tu vieni a Savona, ci vediamo a Savona e poi di lì partiamo. Va bene, ok. Quindi io mi avvio, mi faccio le mie 2 ore di macchina e arrivo a Savona. Quando salgo in macchina con lui e partiamo, e vedo che il navigatore ci fa fare la strada, quella che passava vicino a casa mia. Quindi noi di lì torniamo indietro, torniamo in Piemonte per poi scendere giù verso Salso. Ci mettiamo a ridere, è stata una cosa simpatica, ho detto: cavolo, potevo starmene a casa, tirare dritto, ed era anche più comodo per il giorno dopo il ritorno. Comunque, a parte questo aneddoto carino, andiamo appunto a Salso Maggiore. Mentre andavo giù io sento una mia cara amica, la Ilaria Magnani, navigatrice di Alessandro Bottazzi, quindi dico: guarda che stiamo venendo giù, beviamoci una birra, vediamoci un attimino, è una cosa piacevole, no? Loro corrono il Ciras con un Opel Corsa, magnifica, poi sono veramente un team fortissimo, sono veramente un bel equipaggio, quindi ci vediamo sempre col Ciras, siamo amici. E quando gli avevo detto che portavo appunto al debutto sto ragazzo, che loro avevano conosciuto così di sfuggita alla Targa Florio, erano ben felici. Quindi noi arriviamo giù, arriviamo appunto a Salso Maggiore, ci vediamo con loro e iniziamo a fare un po' uno scambio di opinioni, poiché loro questa gara l'hanno fatta tante volte, la conoscono molto molto bene, e quindi ho chiesto di dire a Samuele quali fossero i punti dove lui avrebbe dovuto prestare più attenzione. Allora ci elencano qua dove succedono più incidenti, qua c'è questo, qua c'è quello, ci danno più o meno un'infarinata, che è stata una cosa molto utile, perché il giorno dopo ritiriamo il radar, andiamo a fare tutto quanto il giro delle ricognizioni autorizzate e avevamo già più o meno i punti dove fare attenzione.
Quindi abbiamo guardato, abbiamo esaminato passo passo bene le cose. Beh, Samuele è stata un'ottima cosa perché ha seguito la giornata che avevo programmato in maniera eccellente. Quindi noi siamo riusciti a fare tranquillamente i nostri tre passaggi, fare tutto quanto a modino e avere la tranquillità nel momento in cui saremmo dovuti avremmo dovuto correre poi appunto il giorno dopo e programmare un po' tutto quello che sarebbe stata la gara. E comunque, organizziamo tutto, la sera ci vediamo nuovamente con Alessandro e Ilaria, andiamo a cena assieme, di modo da avere di nuovo un altro punto della situazione, quindi di nuovo qua contro chiacchiere, avevamo affrontato le prove, sapevamo dire qualcosa di più anche noi, come pensavamo una cosa o l'altra, in base alla macchina con cui correvamo, quindi col 106 come sarebbe comportata. Ricordo, macchina che Samuele ha avuto per vario tempo, quindi più o meno la conosceva. Certo, da un'auto stradale a un'auto da gara c'è tantissima differenza, ma comunque di base sapere come si comporta un 106, quindi una macchina corta, dà già delle buone dei buoni input di partenza. Quindi dopo la cena, dopo la chiacchierata, dopo tutto quanto, il mattino dopo si era pronti a mille, come si vuol dire, si era veramente carichi come delle molle. Ormai era tutto pronto, noi in albergo andavamo sempre a dormire presto, riuscivamo a organizzarci bene ogni cosa, avevamo conosciuto appunto, poi avevo conosciuto anch'io il team che era poi arrivato, tra l'altro un team eccellente, devo dire che agli incari io l'ho conosciuti lì, ma sono veramente, veramente un team al top, ragazzi. Se avete bisogno di una macchina da noleggio per il vostro debutto o anche per correre una gara con esperienza, io li consiglio tantissimo perché il Walter è veramente una persona preparatissima con macchine al top. Comunque, prepariamo appunto tutta la nostra gara, continuiamo tutte le preparazioni, e per tutte le preparazioni appunto ripeto, no? Anche la tranquillità mentale, quindi andare presto, quindi come tenere libera la mente, come gestire tutto quanto in maniera eccellente. Samuele era molto tranquillo anche perché ha visto che comunque gestivo tutto, quindi lui non doveva pensare fondamentalmente a nulla ed era così rilassato. Ma arriviamo appunto al giorno della gara, iniziamo a correre, facciamo la prima prova speciale e succede una cosa molto molto simpatica. Usciamo dalla prova speciale, Samuele, prima che io dica qualunque cosa, mi guarda e mi dice solo: ho sbagliato. Dico: Samuele, in che cosa hai sbagliato? Dovevo darti retta, ho fatto di testa mia sta prova e non è andata bene. Boh, io non ho più dovuto dire nulla, io ho detto: guarda, non ti preoccupare, hai fatto sì qualche errore, ma per un pilota al debutto è normale, quindi non c'è nessunissimo problema, nessuna cosa. Iniziamo quindi di lì a lavorare per poi la prova successiva e si tengono dei discreti tempi, quindi Samuele oscilla tra il settimo e l'ottavo tempo, in media oscilla lì in mezzo, un'ottima cosa. Ricordiamo che in N2 siamo partiti che eravamo in 12, quindi si andava benone, si seguiva bene lo schema. Abbiamo fatto tra l'altro anche delle prove dove noi dietro avevamo le due gomme da pioggia, perché non sapendo la zona le previsioni ci dicevano che eravamo a rischio pioggia, e quindi abbiamo detto: guarda, ok, corriamo con le 21 ma teniamoci le due bagnate dietro, di modo che se arriviamo là in un attimo prendiamo e cambiamo. Quando abbiamo poi visto che per il giro dopo non c'era più rischio pioggia, l'abbiamo tolte e quindi alleggerito la macchina. Logicamente la macchina, prima con un peso maggiore e dopo con un peso minore, abbiamo fatto alcune modifiche. Ho modificato un po' le pressioni delle gomme, ho modificato due o tre cosine sulla macchina, di modo che Samuele la sentisse sempre maneggevole e sempre ottimale. Con Walter, il capo meccanico, il capo supremo dell'Alien Car, c'è stata da subito una bella intesa, parlavamo, come si vuol dire, la stessa lingua, quindi io farei così, tu che dici, ci capivamo al volo ed eravamo d'accordissimo veramente su tutto. Una cosa difficile, mi capita raramente una cosa del genere, e sono, ripeto, sono stato felicissimo di correre con loro, spero di correrci ancora perché sono veramente
una grandissima squadra, preparatissimi e simpaticissimi. Comunque, continuiamo la nostra gara, iniziamo a tenere dei ritmi e man mano gli vado a correggere quelli che erano gli errori di Samuele, quindi le staccate gliele vado a posticipare un pochino perché all'inizio erano molto anticipate, cambiamo due o tre cose ma senza esagerare, guardando step by step per la crescita delle persone. Già, perché come dico sempre, ricordiamoci che quando si porta un allievo al debutto non si può essere bloccati e standardizzati su una cosa, per ognuno c'è una realtà differente. Ricordiamo che quando ho fatto debuttare Fabio c'era un giro in cui dovevo lavorare in una certa maniera, più di quello non si poteva fare e quindi si è lavorato in, appunto, seguendo un certo filone. In passato, quando ho portato debutto altre persone come Scrigna, in passato o altri, si lavora in altre maniere, quindi ognuno ha il suo programma, il mio compito è anche vedere quello con cui corro e capire fin dove posso andare e dove posso lavorarci. Con Samuele era veramente una tavola bella grande da lavorare, potevo veramente annotare tante cose in quello che era la sua mente e lui assimilava molto molto bene. E quindi è stato piacevole perché passo passo, ogni prova speciale, siamo andati a migliorare, siamo andati sempre più a fare ad aggiungere un tassellino esperienza, mettiamola così. E velocemente c'era, si arrivava sempre di più lì vicino all'obiettivo. A un certo punto, quando era da migliorare ulteriormente le staccate, gli ho detto: guarda, fai una cosa, tu non staccare finché non te lo dico io, quando te lo dico ti faccio il segno, tu stacchi lì. E così anche su quello siamo andati, quindi un passo alla volta a migliorare. Lui guardava i tempi dei primi, diceva: ma cavolo, ma come fanno? Gli ho detto: guarda, non ti devi preoccupare dei primi, hanno molta più esperienza rispetto a te, guidano quelle macchine da più tempo, hanno più gare, c'è tutta una serie di fattori. Tu devi ricordarti una cosa: ottavo su 12 al debutto, ottima soluzione, lontano da casa, tre giri, e sottolineo tre giri di ricognizioni, solo autorizzate, quindi noi abbiamo fatto tutto quanto a modo e portare una gara così alla fine con quei risultati si è mostrata una soluzione vincente, eccezionale. Io dico sempre, fare 50.000 passaggi serve solo a creare confusione, a creare che il pilota guiderà a memoria, magari qualche pilota a memoria sarà fortissimo, ma allora che cosa gli serve il navigatore a fianco? A niente. Perché da regolamento lo deve tenere, ma lasciamo perdere questi dibattiti o queste cose. Con Samuele si è andati bene, prova per prova si è sempre migliorato e sempre andato in maniera più ottimale, fino a che noi abbiamo festeggiato la conclusione della gara in una maniera molto simpatica. Già, perché prima di arrivare a Salso Maggiore, dove ci aspettava il palco dell'arrivo, attraversavamo un paese che ci passavamo ogni tornata di passaggi, e questo paese, se non ricordo male, si chiamava Sipione Passeri, e c'era questo campo pieno di spaventapasseri, ce ne saranno stati 20, non so, 30, tantissimi. E ho sempre detto: dai, poi ci fermiamo qua, se la gara va bene ci fermiamo qua e facciamo la foto con gli spaventapassari. E infatti abbiamo fatto poi delle foto lì, ci siamo divertiti tantissimo, io ho fatto un paio di foto anche a Samuele, è stato il nostro festeggiamento intimo, diciamo, no? Una cosa tra me e lui, da divertirci. Sapevamo che poi all'arrivo ci aspettava tutto il team e tutti quanti, quindi è stato magnifico quando siamo arrivati lì, abbracci e tutto, portato alla fine. Ripeto, è stato un weekend felicissimo per tutti e due. È stato felicissimo anche festeggiare poi dopo, appunto, quando sono arrivati anche Ilaria e Alessandro, quindi Bottazzi Magnani, che tra l'altro hanno chiuso con un terzo assoluto nello storico, sono stati fortissimi con questa piccola Opel, hanno lasciato indietro delle Porsche, macchine decisamente più forti. Questo equipaggio è veramente fantastico, sono delle schegge, vanno fortissimo, anche nel Ciras sono impressionanti quanto vanno forti. E comunque abbiamo festeggiato tutti assieme, loro anche erano felici perché ogni prova speciale, quando guardavano i loro tempi, venivano poi a vedere i nostri come andavamo, e io e Ilaria tramite messaggi per tutta la gara ci sentivamo.
quindi è stata veramente fantastica. Anche l'Alessandra Avanzi è rimasta contenta, una mia cara amica, di questo debutto di Asino. Sono arrivati i complimenti dagli amici della Sicilia, da Mannino con cui corre il Ciras. Insomma, è stata veramente una bella gara, un debutto fantastico. Io sono stato contento perché ho lavorato in maniera eccellente. Ho portato un ragazzo a debuttare con un ottimo passo, migliorando appunto ogni passaggio sempre di più, stando senza azzardare troppo, anche perché non aveva senso prendersi dei rischi a un debutto tra virgolette inutile, ma inutile intendo che non erano punti che ci servivano per nessun campionato. Noi dovevamo prendere e vedere il passo per farlo crescere. Sono stato contento perché ancora una volta con me Samuele ha conosciuto persone nuove, persone che anche per il suo canale potrebbero essere utili, una bella pubblicità su tutti. Sono stato contento perché Samuele l'ha affermato tantissime volte, d'altronde è un canale molto grande, Asino Corse, e se non ricordo male fa oltre 14.000 iscritti, quindi veramente una cosa molto molto importante, molto più grande del mio canale, no? Dove siamo a meno di 600 iscritti, stiamo lavorando per arrivare quanto prima ai 1000, ma aiutatemi a farlo. Anzi, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, cliccate sulla campanella, lasciate un like, un commento e condividete, aiutateci ad arrivare a 1000 iscritti, già perché abbiamo tante cose in programma, tanti test, tante cose da affrontare, ma ci servono più iscritti. Perché? Perché con più iscritti riusciamo ad avere qualche budget in più da investire, non perché arrivino dei soldini da YouTube in sé, ma i miei sponsor man mano aumentano e con quelli io li investo sui test e sulle cose da portare poi sul canale. Faremo tante cose anche con Asino, abbiamo un programma appunto varie avventure da affrontare assieme, avremo dei format, abbiamo tante tante cose che vogliamo portare avanti, quindi ci serve tanta visibilità per avere qualche soldino in più da investire. Ci sono dei cambiamenti dei regolamenti, quindi nelle prossime settimane usciranno i video dove racconterò anche questi cambiamenti e queste novità di regolamenti. Avrò altre gare, avrò altre competizioni già fissate, quindi ci saranno altri podcast, e con Samuele, con un debutto così, con una cosa eccellente, ripeto, 8/12, è fantastico, veramente meraviglioso, e nell'assoluta anche andato molto molto bene, cioè anche in assoluta ha lasciato indietro 20-30 persone, adesso non ricordo bene, perché vi chiedo scusa, ma ho fatto tre rally uno dietro l'altro e rischio di confondere le assolute. Mi pare il 91esimo assoluto e su 120 equipaggi 130 è veramente eccellente. Ripeto, fantastico, è andato alla grande. Ha preso molti complimenti, ha conosciuto molte persone, ci saranno, ripeto, tante belle cose. Inoltre, se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi anche al canale di Asino Corse, perché è un canale veramente fantastico. Samuele è una persona meravigliosa e merita di crescere, merita di arrivare quanto prima ai 100.000 iscritti, perché è veramente un ragazzo d'oro. Come tutti i ragazzi giovani, può avere a volte il suo carattere, ma ce l'abbiamo tutti. Io ho 42 anni e ancora adesso a volte ho il mio carattere un pochino impulsivo, quindi quella è una cosa che non deve dipendere da un giudizio o dall'altro. Guardiamo il lavoro fatto, il mio è molto tecnico, il suo è molto piacevole. Io stesso sono iscritto al suo canale, li guardo spesso i suoi video, sono fatti veramente veramente molto bene, bei montaggi, eccellenti, divertente. Guardate tra l'altro i due video che ha fatto del rally di Salso Maggiore, vedete alcuni nostri passaggi, alcune cose, vedete una cosa un po' più particolare rispetto a un podcast, vedrete anche me cantare dentro la macchina, già perché in certi momenti voglio sdrammatizzare e per togliere la tensione a volte ho questa abitudine qua, no? Quindi prima dello start faccio un qualcosa che possa togliere la tensione, non la concentrazione, ma vi spiego il perché, non è che possiamo farlo con tutti. Ricordo che, ripeto, ogni pilota è un mondo a sé, un debutto a sé, quindi c'è il pilota che se fai una cosa del genere
lo deconcentri e quindi stai molto molto concentrato. C'è il pilota invece che ti giri, lo vedi che è teso, allora hai bisogno della cosa che lo faccia sdrammatizzare e sai che lui non perde la concentrazione, ma sciogli un po' di tensione. Quindi con lui ci sono state queste cose qua. Andate a vedere, ripeto, è un video, anzi sono due video meravigliosi. Noi continueremo con i nostri podcast, già perché appunto c'è stato il CIRAS nel Vallate Aretine, c'è questo podcast qua del Sarso Maggiore Terme e uscirà poi il podcast del Rally di Canelli. Quindi questi tre podcast usciranno uno dietro l'altro e che dire, magari già il giorno dopo della pubblicazione di questo video o due giorni dopo uscirà appunto il podcast di Canelli. Seguitemi, iscrivetevi al canale e aiutate a farci conoscere, perché a breve ci saranno nuovi video dove si parlerà ancora di regolamenti. Già, quindi insegniamo questi cambiamenti, spieghiamo cosa sta capitando, quali sono i cambiamenti previsti nei rally e prepariamoci perché settembre potrebbe portare delle interessanti novità. Si parla di mondiale, si parla di tante cose, beh, più avanti arriveranno anche quei video lì. Già, video in cui intervisteremo e parleremo di gare, di idee, di mondiali con altri piloti e navigatori italiani. Sono i nuovi format, sono le nuove cose che porteremo sul canale e quindi non ve le perdete. Ragazzi, non voglio rubarvi più altro tempo. Vi ringrazio per essere arrivati fino qua, vi ringrazio perché siamo quasi 600. Vi ringrazio veramente di cuore. Grazie a tutti per seguirmi, grazie perché mi scrivete, sono contento di essere utile, di farvi passare delle piacevole mezz'ore e con i videocorsi di aiutarvi. Quindi grazie, grazie, grazie. E vi ringrazio anche perché so che questo video, come altri, li condividerete e mi aiuterete quindi a far crescere il canale. E che dire, in un rally non è detto che non porti in macchina uno di voi. Vedremo, vedremo tutto quello che avviene. Ci sono tanti progetti, ripeto, più cresciamo, più gli sponsor mi finanziano queste idee un pochino folli. Quindi, se volete giocare sul dire, chissà, magari possa fare un rally ospite del nostro canale, o anche solo provare un'auto da corsa in pista, in formula completamente gratuita, beh, perché non iscriversi a questo canale? Perché non aiutarlo a farlo crescere? Non c'è un perché, c'è solo da farlo. Quindi, grazie di tutto, grazie, grazie, grazie e ci vediamo a un prossimo video, a un prossimo podcast e sempre su questo canale. Ciao ragazzi, buona giornata e buon rally a tutti quanti!